Un'impresa che sembra quasi impossibile oggi, Davide. Forse una mano potrebbe darla il vento, ma sembra veramente un problema evitare a Coxsaide l'arrivo in volata, l'arrivo allo sprint. Il gruppo potrebbe andare a riprendere i primi tre, dal momento che adesso il vantaggio è solamente di 1 minuto e 18 secondi. Sono due le squadre in testa a tirare, l'Orica Green Edge, abbiamo visto Hepburn, giovane corridore e forte australiano, abbiamo visto anche la Katiuscia che dovrebbe lavorare non per Luca Paolini ma per Kristov, anche ieri piazzato, è stato lui a lanciare la volata un po' troppo presto, poi superato dal francese De Mar, che poi è arrivato secondo, e da Sagan che ha vinto come al solito. Pensate, 22 giornate di corsa, 7 vittorie, una su tre. E potevano essere di più, eh? Secondo la Sanremo, secondo... perché ci sono le recriminazioni appunto del piazzamento alla Sanremo e di Ariel Becker. Secondo e secondo. Arriva anche alla Lotto. E forse se non avesse gestito la gara in ottica squadra, avrebbe potuto vincere anche a Siena. Penso proprio di sì. È arrivato secondo anche lì. Esatto. C'è stato l'attacco di Moreno Moser. Ha vinto e dietro poi sull'ultimo strappo Sagan è riuscito a staccare tutti gli altri. Ricordiamo la situazione in gara oggi, ci sono davanti tre uomini, si tratta di Grushdev della Astana e poi di Bazzana dell'italiano, Alessandro Bazzana della United Healthcare e poi del belga Koen Barbet della Crelan Eufony. Vantaggio per loro 1 minuto e 10 nei confronti del gruppo con tutti i migliori, con tutti i velocisti, ed oggi ci aspettiamo proprio una sfida diretta tra gli uomini da volata, Mark Cavendish, Greipel, Kittel. Per quanto riguarda gli italiani, Ferrari, abbiamo Francesco Chicchi, oltre agli uomini della Bardiani CSF, per esempio Modolo o forse Colbrelli. Colbrelli è veloce, ma non so se riuscirà a fare una volata di vertice in un arrivo del genere. Ieri è stato bravo, sempre nel vivo della corsa, così come Coledan. Erano loro i due corridori della Bardiani che facevano parte del gruppo principale, anche se poi c'erano 10 corridori davanti. Modolo sta faticando, anche ieri negli ultimi 10 chilometri si è staccato, ho parlato con il direttore sportivo, abbiamo parlato con il direttore sportivo e ci ha riferito. A 10 km dall'arrivo si è spenta la luce ed è un peccato perché era partito alla grande quest'anno, vincendo una bellissima volata al Tour de San Luis, battendo Mark Cavendish. Poi in Qatar una caduta, la frattura al polso, e quindi questo gli ha fatto perdere quella condizione che era già molto molto buona. Sempre in coda Paolini, copertissimo. C'è anche il cappuccio con quella mantellina, visto? Ha paura di prendere freddo. Anche perché alla partenza c'erano 2-3 gradi, non di più. Adesso forse siamo a 5-6, però la temperatura è rigida. Fortunatamente c'è il sole. Astana, davanti c'è un uomo ed è Grushdev. La volata potrebbero farla, intanto c'è qualche problema per Gerta Stegmans, la volata, quelli dell'Astana, potrebbero farla. In teoria hanno due opzioni, Guarnieri, e per un arrivo come quello di oggi sicuramente più adatto sembrerebbe Guardini. Sì, i velocisti sono loro due, Guardini è più veloce, Guarnieri più da volata lunga, bisognerà vedere poi come saranno le gambe, intanto anche Stegman vuole alleggerirsi un po', forse, no, cambia una ruota. Cambio della ruota anteriore per Gerta Stegmans. Vance Lake è il direttore sportivo, eccolo lì, pronto a spingere il corridore. E riparte Stegmans.
mentre arriva uno dei gruppi dei ritardatari, perché appunto nella fase precedente, prima di arrivare in questo circuito di Cokszede, il gruppo si era spezzato in almeno tre tronconi proprio in un tratto in rettilineo battuto dal vento. Dalla parte meridionale delle Fiandre occidentali, provincia di Oudenaarde, da dove è partita oggi questa seconda tappa del Giro delle Fiandre, dove della Tre Giorni di Lapane, dove arriverà domenica prossima il Giro delle Fiandre, ci stiamo trasferendo e si sono trasferiti quelli del gruppo verso il nord, verso il Mare del Nord, con questo arrivo di Cokszede. Adesso sta per cominciare il rientro verso Cokszede dopo questa deviazione verso est per arrivare a Oost-Doinkerke-Bad, sempre lungo il Mare del Nord. Naturalmente ci sono davanti anche gli uomini dell'FDJ, dal momento che De Mar ha dimostrato ieri di stare particolarmente bene. Anche l'esperto Stuart O'Grady è lì davanti. Abbiamo visto anche Kenny De Haes, Lotto Bellisol. Questa è una zona famosa anche per le caratteristiche della spiaggia, con tante dune. E qua, Davide, se ti ricordi, può essere considerata anche una delle culle del ciclocross, no? Uno degli sport in assoluto più seguiti e più amati in Belgio, perché proprio a Cokszede l'anno scorso venne ospitato il mondiale di ciclocross, con risultati e soprattutto con numeri di partecipazione per noi incredibile, perché c'erano 60.000 persone, fra l'altro paganti, perché erano state allestite, era proprio delle tribune, era proprio un circuito dove si pagava per andare a vedere il ciclocross. I fiamminghi diventano matti per il ciclocross. L'anno scorso, campionato del mondo, 6 professionisti, con il campionato del mondo per elite, i primi 6 tutti belgi. Quest'anno non è andata altrettanto bene, anche se poi alla fine hanno vinto sempre loro. Un minuto e 14, vedete che adesso quel gruppetto abbastanza numeroso sta cercando di rientrare. Chiaramente non ci sono le ammiraglie alle spalle del gruppo principale, che è questo. Davanti sempre i tre battistrada, Grujdev, Bazzana, il nostro Alessandro Bazzana e Koen Barbet. Vantaggio per loro di 1 minuto e 15. Tra pochi chilometri, tra 4 chilometri, ci sarà il nuovo passaggio sulla linea del traguardo. Sarà l'ultimo sprint, dunque credo che a questo punto il terzetto di testa voglia almeno arrivare, sicuramente questa è l'intenzione di Koen Barbet, arrivare fino al prossimo passaggio, e poi a quel punto almeno il belga potrebbe disinteressarsi dell'azione, tanto l'obiettivo di andare a fare gli sprint lo avrebbe raggiunto lui, che ha la maglia azzurra. In coda abbiamo visto Romain Feuillou, Vacan Soleil, 28 km all'arrivo, aumenta la velocità del gruppetto che è riuscito proprio in questo momento a rientrare, ancora 10 metri. Stanno per rientrare però, sì, infatti questo è il momento in pratica del ricongiungimento, soprattutto se dovesse arrivare una curva sarebbe ormai operazione conclusa, però possiamo dire, insomma, Davide, sì, ora mancano davvero 10 metri, sono rientrati, dai. Anche se sembra proprio Kittel, eccolo qua, ancora Marcel in difficoltà. Kittel è sempre dietro. Ieri era stato uno dei primi a perdere contatto sui muri. L'anno scorso ha vinto alla stragrande, fra l'altro, una tappa qua alla Tre Giorni di Lapane. Quest'anno invece sembra un po' più in difficoltà Kittel. Kittel non ce la fa a rientrare, no, perché ha perso le ruote dell'ultimo. Kittel proprio non ce la fa a rientrare, anche perché ora rimane da solo e diventa un problema enorme, così come per il sudafricano Veseman, Martin Veseman. Qui speri di trovare una curva. Infatti quello dicevo prima, se non c'hai una curva se ne vanno. Però guarda che vialoni. Ecco, in questi frangenti stare in coda la fatica è doppia rispetto a coloro che stanno nelle prime 20 posizioni.
perché gli altri sono là nella pancia del gruppo, un gruppo che invece nella parte finale è allungatissimo e fortunatamente adesso c'è un leggero rallentamento. Saltato Kittel, che magari avrà anche la possibilità di rientrare, però Davide, abbiamo visto che in questo circuito non è che ci siano molti tratti fra le stradine tipiche del Belgio, perché sono lunghissimi viali sia andando verso Oost-Dunkerque sia tornando verso Kokseide, dunque è dura per Kittel rientrare. Ma salta o rischia di saltare pesantemente uno dei possibili protagonisti. Quando un corridore si stacca così da solo e perde le ruote del gruppo vuol dire che c'è qualcosa che non va. È strano perché alla Parigi-Nizza era riuscito a vincere una corsa, probabilmente è stato male, probabilmente ha la febbre, non lo sappiamo. Sta di fatto che oggi Kittel credo proprio che non lo vedremo anche nell'eventualità di un possibile, che già è problematico, rientro. Però, e torniamo alle radioline. Sì. Ma qualcuno dell'Argos a dargli una mano al povero Kittel, no? No, l'ha lasciato là. Niente. Forse. Cioè, evidentemente stava già male stamani, perché altrimenti dico, sai che oggi può essere la tappa di Kittel, presumo che al di là delle radioline l'avranno detto alla riunione tecnica. Stiamo tutti insieme, tutti intorno a Kittel, no? No. Probabilmente no. Perché forse già ha la febbre, dico. Perché probabilmente sta male. Anche perché loro, altri due uomini veloci, questa squadra li ha. Uno è Velers e l'altro è lo sloveno Mesje, che l'anno scorso di tappe al giro del Qinghai Lake ne ha vinte parecchie. È un nuovo acquisto. È un corridore abbastanza sconosciuto, però in volata riesce a fare cose buone. Anche ieri, tra l'altro, nella volata dei battuti è arrivato secondo. Uno e 20 il vantaggio di Grushdev, Bazzana e Barbé, così sono nell'ordine i tre battistrada, mancano 25 km al traguardo quando si arriva al mulino che vedete là sulla destra, siamo ormai in zona traguardo, dunque ormai vicinissimi al secondo passaggio, anche questo vale come sprint con abbuoni e soprattutto con punti per la maglia, appunto, della classifica della maglia azzurra. Quella che adesso ha sulle spalle Koen Barbé. Qui la strada è abbastanza stretta, il vento un po' laterale, sarà un problema soprattutto alla fine, a parte che qui sai le posizioni dove uno è resta, anche perché la strada è stretta, c'è la rotonda, il gruppo si allungherà. Questo cordolo è abbastanza pericoloso, poi la strada si allarga, ma siamo ormai in vista dell'ultima curva. L'ultima curva che, lo ricordiamo, è posta ai 400 dalla conclusione. Eccola là in fondo, c'è appunto la curva che immette sul rettilineo conclusivo. Curva a destra, abbastanza stretta, però insomma anche abbastanza larga, e poi da qua non ci sono più insidie fino al traguardo. Ancora 24 chilometri. E ancora 1:20 di vantaggio per Bazzana, Barbé e Grushdev. Dietro il gruppo da ora in poi deve mettersi a lavorare sul serio, perché insomma 1:20 lo possono recuperare senza particolari problemi, però insomma non devono prenderla con eccessiva leggerezza, no? Questa situazione. Assolutamente no. Barbé senza problemi, anche perché non è nell'interesse di alcuno dei due compagni di fuga, Grushdev e Bazzana, andare a rompere le uova nel paniere di Barbé, che dunque consolida la leadership nella classifica per la maglia azzurra, avendo vinto tutti e tre gli sprint di oggi. È cominciato il secondo giro di questo circuito di 11 km e 700 metri. La situazione non cambia, dietro si sono spostati però gli uomini della Katiusha,
sembra che siano arrivati oltre agli Orica. No, sono tutti Orica Green Edge, quindi per il momento gli australiani si sono portati all'inseguimento. Gli altri stanno a guardare. Anche Tom Bonen lì non sta tirando, perché sono, mi sembra, tre i corridori dell'Orica Green Edge che si danno i cambi regolari, con Hepburn in prima posizione. Ora stanno arrivando però anche gli Omega Quickstep. Abbiamo scorto, riconoscibile perché ha il casco nero, anche Mark Cavendish, che là nelle prime posizioni. Siamo ancora lontani dallo sprint perché mancano più di 20 km, però insomma non vuol correre rischi. Eccolo là Mark Cavendish subito alle spalle di Nicky Terpstra, con la maglia di campione nazionale olandese. Non vuol correre rischi, il velocista dell'isola di Man, dunque preferisce stare logicamente nelle prime posizioni del gruppo. 1.15 il ritardo del pelotone dai tre battistrada, meno 23 al traguardo, questo almeno per la testa della corsa. Alessandro Bazzana quest'anno ha già ottenuto alcuni piazzamenti, intanto questo è il passaggio, valido anche come traguardo volante. Ci sono anche abbuoni in termini cronometrici agli sprint, 3, 2 e 1 secondo per i primi tre che transitano appunto al cosiddetto rush. E poi non dimentichiamo gli abbuoni anche al traguardo. Oggi gli abbuoni importanti come ieri, vale a dire 10, 6 e 4 secondi. Domani invece, considerando che viene definita una semitappa, quella della mattina, gli abbuoni saranno ridotti, anche perché il chilometraggio è ridotto, sono solo 109 km, e dunque domani ci saranno 6, 4 e 2 secondi. Per quanto riguarda la semitappa della mattina, non ci sono abbuoni invece, come di consueto, nel cronometro in programma al pomeriggio. E tornando ai piazzamenti di Alessandro Bazzana, il migliore è stato il terzo posto nella prima semitappa del primo giorno alla settimana Coppe Bartali. La vittoria di Felline, che era lì in testa per tirare una possibile volata al compagno di squadra Mattia Gavazzi, invece poi negli ultimi 600-700 metri proprio Mattia Gavazzi gli ha fatto il buco ed è riuscito Felline a vincere la tappa. Secondo Mattia Gavazzi, terzo proprio Alessandro Bazzana, che è un discreto velocista. Intanto però i tre davanti, nonostante il lavoro degli Orica Green Edge dietro in testa al gruppo, il vantaggio dei tre attaccanti si sta mantenendo costante, perché erano transitati con 1.15 e ora hanno 1.14, dunque in pratica la situazione è rimasta identica. Sì, per il momento la velocità è simile. Non so, forse stanno cercando gli Orica di controllare la situazione, adesso dovrebbero cercare di aumentare un po' il ritmo e potrebbero riuscirci. Infatti adesso il ritardo di 1 minuto e 10 secondi, Hepburn, avete visto il gomito per segnalare al corridore che ti sta dietro che è ora che passi davanti. Un uomo, lo hanno piazzato là davanti anche i Lotto Bellisol, che dovrebbero fare la volata, dovrebbero provare almeno a fare la volata con André Greipel. Arrivano anche le maglie della Axel Job, il velocista è un italiano, vale a dire Danilo Napolitano. Rimangono invece più o meno al centro gruppo le maglie verdi della Cannondale, la squadra del leader della classifica generale Peter Sagan, e oggi, chissà, staremo a vedere tra poco, tra una ventina di chilometri, forse la squadra oggi di Elia Viviani, perché non è escluso che la volata oggi la provi a fare Viviani. Perché no? Quest'anno tra l'altro non è ancora riuscito a vincere nessuna corsa, sta bene anche alla Gambevegen, un buon quindicesimo posto. L'anno scorso era partito alla grande vincendo diverse corse, soprattutto qui in Italia. Quest'anno deve ancora rompere il ghiaccio. Io credo che per tutto quello che ha vinto Sagan, e soprattutto perché ormai, secondo me, penserà alla corsa di domenica, al Giro delle Fiandre, potrebbero i compagni di squadra aiutare una volata per Elia Viviani. Non ci sarebbe da stupirsi, no. Davide, perché insomma siamo ormai a pochi giorni dal Giro delle Fiandre. Non ha più niente da dimostrare a nessuno Peter Sagan, cioè vincere oggi o non vincere oggi non gli cambia la stagione. Ecco, appunto, non gli cambia la stagione, vai a correre dei rischi fondamentalmente inutili a quattro giorni dal Giro delle Fiandre, no? E quindi proprio per questo Elia Viviani potrebbe,
usiamo il condizionale, essere lui il velocista. Tanto in coda. Ma non è un po' troppo indietro Greipel? Sì, infatti è abbastanza indietro. Anche lui ieri in un paio di occasioni l'abbiamo visto scattare in salita. Eccolo. Molto rilassato. Ultime posizioni del gruppo per André Greipel, che aveva cominciato la stagione, come spesso gli succede, anzi possiamo dire come sempre gli succede, in maniera scoppiettante, è arrivato poi alla primavera un po' in calo di condizione. L'ultima vittoria risale al 6 febbraio, quando ha vinto una tappa al Giro del Mediterraneo, poi le vittorie in serie, come è solito, al Tour Down Under, ma all'Adriano Adriatico ha fatto un terzo e un settimo, alla Miano Sanremo è arrivato 58esimo, e alla Gambevegen undicesimo, non granché. Certo, pensa un po', siamo diciamo alla fine di marzo e già il primo picco di forma se n'è andato, è incredibile. Mese di gennaio. Eccole le famose spiagge di Oost-Dunkerque con le altrettanto famose dune, tra l'altro questo è il litorale con un terzo di tutte le dune del Belgio, in questa zona di Kokseide. Barbet, Grujdev e Alessandro Bazzana, bergamasco di Cene. È Grujdev adesso in prima posizione in questo terzetto, il cui vantaggio adesso è sceso sotto il minuto, siamo infatti intorno ai 55 secondi, per il momento però le ammiraglie dei tre corridori ci sono sempre là alle spalle del gruppetto di testa, presto però credo che ci sarà il barrage e verranno fermate perché il gruppo si sta riavvicinando, siamo a 53 secondi. Eh sì, siamo sotto al minuto, di solito il gruppo i conti li fa bene, di solito, perché quest'anno, soprattutto quest'anno, abbiamo visto qualche errore da parte dei ragionieri del gruppo. Roma Maxima, anche... Quello di Roma Maxima è stato l'errore più clamoroso, però insomma, lì credo che non abbiano neanche colpa i ragionieri del gruppo. No, proprio non... c'è stato un corridore che si erano dimenticati, nessuno sapeva che fosse... Cadri, che era rimasto da solo al comando, ma nessuno... Non è che abbiano fatto male i conti rispetto al vantaggio di Belcadri, proprio non sapevano che ci fosse Belcadri davanti. Secondi. Con Barbet adesso in prima posizione, poi Grujdev e Bazzana. Chissà che lotte poi in questo vialone, quando saremo al prossimo passaggio in questa zona per tornare verso Kokseide, perché qua il vento, soprattutto in questo tratto dove è ora il gruppo, potrebbe anche farsi sentire, Davide, perché ci sono degli alberi, sì, però insomma è una zona comunque abbastanza aperta. Sì, sì, il gruppo potrebbe spezzarsi. Già, guarda come è messo in fila dietro, nella seconda parte. Questo fra l'altro era il tratto dove erano naufragate le speranze di Marcel Kittel al giro precedente, esatto. No? Perché è qui che aveva perso contatto. Sì, perché c'è un leggero vento trasversale, tanto sempre Stewart O'Grady davanti, 50 secondi il ritardo. Magari con la telecamera in coda al gruppo sarebbe interessante verificare la posizione di André Greipel, perché poco fa era là in fondo e qua, se rimane nelle ultime posizioni, rischi pesantemente di perdere contatto. Hai 15 secondi di ritardo, a parte che poi rimontare non è semplice. O'Grady, Hepburn, De Haes. Quasi completamente schierata là davanti la Orica Green Edge. Nel mezzo c'è solo appunto De Haes della Lotto. Che tra l'altro di lui abbiamo parlato qualche di giorno De Haes, fa. Di De Haes, giusto? Sì.
stavamo, infatti mi stavo tornando in mente, nella puntata di Radio Corsa avevamo parlato di Kenny De Haes, che ha vinto una bella corsa in Belgio con una bella volata e poi ha esultato come non avrebbe dovuto, perché infatti subito 10 metri dopo la linea del traguardo, tutto contento per il successo, boom, terminato a terra. Ha preso un avvallamento della strada, ha perso l'equilibrio ed è finito rovinosamente a terra e quindi si è ritrovato sul podio con le ginocchia sbucciate. Fortunatamente non si è rotto. E quindi... Una bella scivolata. Ora noi ci abbiamo riso, però insomma lì ha rischiato grosso, certo. Anche perché subito dopo la linea del traguardo, magari non immediatamente dopo, ma 15-20 metri dopo aver superato il traguardo, ci sono appunto i fotografi, ci sono i massaggiatori, ci sono i tifosi, ci sono le transenne che non sono sistemate poi più in linea come con la traiettoria della strada. Dunque veramente lì ha corso un bel rischio De Haes, che per fortuna se l'è cavata solo con qualche sbucciatura e una bella botta. Claes si sta staccando, eccolo qua. Corridore che è stato in fuga tutto il giorno. E allora adesso andiamo a risalire con la moto di ripresa per vedere appunto se qualcuno ha perso contatto. Prima era successo a Marcella Kittel, vediamo se qualcun altro dei velocisti ha perso contatto. Qua c'era Sam Bennett, ci interessa soprattutto André Greipel. Qua intanto siamo con Paolini. Non è interessato a questa tappa, non è interessato alla classifica e quindi anche lui, essendo in coda, comunque si rialza praticamente. Può fare comunque anche oggi un bel lavoro in funzione Fiandre di domenica, Paolini. Sì, infatti lui sta pensando soprattutto al Fiandre. Alla Sanremo si è piazzato, è stato lui a scattare sul poggio. Ormai non ce la farà più a rientrare Luca Paolini. 15 chilometri alla fine. Siamo ormai vicini al nuovo passaggio sulla linea del traguardo, lì suonerà la campana, comincerà l'ultimo giro di questo circuito di Coxeide. Un paio di corridori della Fantini se l'Italia sta cercando di rimontare posizioni, il gruppo adesso è lì a solamente 35 secondi dai primi tre. Eccoli qua inquadrati sempre Barbet, Grujdev e Bazzana, bravissimo Alessandro Bazzana, anche per lui comunque al di là di quello che sarà il risultato quest'oggi la possibilità di mettersi in mostra in una corsa importante come è la Tre Giorni di La Panne, quest'anno in maniera particolare visto il livello qualitativo di partecipazione. Come sempre ultimo test prima del Giro delle Fiandre, la Tre Giorni di La Panne. Anche Muris con la maglia nera si è portato al comando. Evidentemente deve aver dato disposizioni incoraggianti Napolitano, Davide, perché vedo che quasi tutte le maglie della Axe & Job sono davanti nelle prime posizioni del gruppo. Dunque l'intenzione per Napolitano è quello di fare la volata. Sembra proprio di sì. Almeno a giudicare da come si sta muovendo la squadra in questa fase. Pronti anche gli Omega Quickstep, naturalmente per Mark Cavendish. Ci sono in squadra due campioni nazionali, uno è Tombone, l'altro Nicky Terpstra. Belgio e Olanda, campione nazionale del Belgio e dell'Olanda, Bonen e Terpstra. Con dal gruppo c'è Wouter Wippert. Aumenta il ritmo. Cala il vantaggio. Di conseguenza, sì, cala il vantaggio dei tre battistrada. Adesso siamo nell'ordine di una manciata di secondi, una decina di secondi, qualcosina in più per Grujdev, Bazzana e Barbet. E siamo ormai all'ultimo chilometro dal passaggio. Bazzana si mantiene in terza posizione, Barbet sempre davanti, comunque molto generoso questo Koen Barbet, anche perché ormai gli sprint sono terminati, dunque insomma lui sarebbe anche quello meno interessato dei tre a contribuire per questo attacco, no? Ma sì, però ecco, adesso che fanno avanzare le vetture, tra le quali quella del cambio ruote, vuol dire che il gruppo adesso ha pochi secondi.
Non c'è più neppure la grafica, infatti, a segnalare il vantaggio di questi tre, che intanto vanno ad affrontare l'ultima curva. E dunque per la terza volta, per l'ultima volta, andiamo a rivedere questo rettilineo di arrivo, strada larga, l'ultima curva ai 400 metri dalla conclusione, poi un rettilineo che porta fino al traguardo di Coxeide. Francamente, come avevamo detto anche aprendo il nostro collegamento, la nostra telecronaca, sfuggire al volatone oggi un'impresa forse impossibile. Mancano ancora 13 km, però da ora in poi non vediamo, Davide, come possono le squadre dei velocisti lasciarsi sfuggire questa possibilità, questa occasione, no? Dovrebbe essere volata, anche perché vedete adesso il vantaggio è di 12-13 secondi. Vai Kuss, sempre lui al comando. Attenzione, perché con la maglia verde oggi c'è De Mar. L'abbiamo visto sulla sinistra del teleschermo, Arnaud De Mar, che cercherà la rivincita oggi dopo il piazzamento di ieri, questione di centimetri, anzi forse questione di millimetri, nei confronti di Peter Sagan, nella rivincita per il francese, campione del mondo Under 23, potrebbe non essere proprio con lo slovacco, chissà. Intanto la Danius si è tolto la maglia manica lunga, compagno di squadra proprio di De Mar. Siamo tornati sui battistrada, sulla testa della corsa, una decina di secondi il vantaggio di Barbé, Grujdev e Bazzana, ma dietro ormai il gruppo sta arrivando, sono state fermate anche tutte le varie macchine, compresa quella della giuria, quella del cambio ruote, quella dell'assistenza tecnica per tutti, che adesso hanno scavalcato anche i battistrada e sono davanti, in testa alla corsa. Stiamo per lasciare nuovamente Coxeide per tornare verso Oost-Duinkerke, che fra l'altro abbiamo scoperto in questa zona del Belgio essere famosa perché ci sono i pescatori di gamberetti nel Mare del Nord a cavallo. Questa non la sapevo. Io credo che oggi l'uomo da battere sia Mark Cavendish. Te che dici? Mark Cavendish, anche per come sta lavorando la Quick Step, la Omega Pharma Quick Step, credo che abbia una gran voglia di andare a fare questa. Ha bisogno di vincere. Anche Mark Cavendish è uno di quelli che quando non vince, quando per tanto tempo non alza le braccia al cielo, comincia ad innervosirsi. A meno che non si vada ad inventare qualcosa a Chavanel oggi per farlo perdere. Non credo. Chavanel oggi resterà tranquillo, anche perché sì, è lì in classifica e cercherà di poi conquistare la cronometro di domani per poi vincere come lo scorso anno la classifica finale. Barbé deve aver detto agli altri due, a Grujdev e a Bazzana: ragazzi, io già ho fatto abbastanza, a questo punto mi fermo e aspetto il gruppo. Infatti è il primo ad essere ripreso con Barbé. Andiamo un po' alla posizione di Sagan. Non è proprio in coda, ma insomma non è neanche nelle primissime posizioni del gruppo. Da quella inquadratura, Davide, forse davvero non è interessato alla volata, Sagan. Per me non la fa, poi sai, ho sbagliato tante volte, ma ho il... Eccolo là. Coda del gruppo. C'è anche Bodnar al suo fianco. Poi abbiamo visto anche Nico Ekaut, che aveva dato vita a una delle fughe, anzi alla fuga, che aveva caratterizzato la prima parte di questa tappa. Lo vedete lì con la maglia verde della Anpost, dorsale numero 222 per Nico Ekaut. E di chilometri ne mancano 10. Staremo a vedere anche se riuscirà Roberto Ferrari a fare una buona volata. Corridore che ha avuto dei problemi per colpa di una caduta a Milano Sanremo, un risentimento muscolare, nonostante questo ha preso il via la settimana a Coppie Bartali, tra l'altro è stato costretto a lavorare e tanto, perché la Lampre Merida, tra le altre cose, poi la corsa l'ha vinta. Ieri si è staccato, però oggi, se non ha proprio questo problema alla gamba, potrebbe anche lui fare una buona volata. Gli auguriamo di poter fare davvero con ambizioni questa volata. Roberto Ferrari, chissà che magari non assistiamo di nuovo a una sfida, a un testa a testa diretto con Mark Cavendish. Non come al giro di... Attenzione, caduta.
nella... Mi sembra Cattaneo. Cattaneo, sì, Mattia Cattaneo, che è terminato a terra, uno dei giovani della Lampre Merida. Tra l'altro, nell'inquadratura precedente... c'è stato questo restringimento. Sì, qua c'è stato il contatto a fare le spese, è stato proprio Mattia Cattaneo, all'altezza di quella grande figura in cartapesta che avevamo visto sulla destra, proprio i pescatori a cavallo del mare di Gamberetti, a cavallo del Mare del Nord. Tanto è stato ripreso anche Bazzana, bravo comunque, Alessandro Bazzana della United Healthcare. Da solo rimane Grushdev, però adesso con una ventina di metri, non di più, di vantaggio nei confronti del gruppo. Gruppo dunque compatto. Si va verso la volata a Kokseide. Le altre maglie della Lampre Merida sono tutte là davanti. Per Roberto Ferrari. Adesso sarà importante anche trovare la migliore posizione, perché ricordiamo che il ritorno verso Kokseide dopo il giro di boa a Huist Dunkerque potrebbe essere condizionato dall'avvento. Dunque il gruppo lì, con ogni probabilità, almeno così è stato nei due passaggi precedenti, verrà messo in fila, e lì chiaramente sarà fondamentale farsi trovare al giro di boa almeno nelle prime 20-25 posizioni, altrimenti poi a risalire rischi davvero di spendere il doppio di fatica rispetto agli altri. Verechken, ruota posteriore per lui, in coda al gruppo in attesa dell'intervento dell'ammiraglia. Guarda qua, per esempio, c'è stato il cambio di direzione, Davide, guarda già come si è allungato il gruppo. Potrebbe anche spezzarsi, non adesso, ma tra un po'. Ci sono comunque gli uomini della Cannondale, mi sembra che davanti ci sia, tra gli altri, anche Elia Viviani. Netap, Schorn e Kluge sono i due uomini veloci di questa formazione tedesca. 8 km al traguardo, dunque probabilmente Elia Viviani andrà a fare la volata per la Cannondale, non il leader della classifica generale, Peter Sagan, che anche poco fa avevamo visto abbastanza tranquillo nelle ultime posizioni del gruppo insieme a Bodnar. Sulla sinistra, però, anche questa è un'operazione estremamente complicata. Vedete le maglie giallo flu della Fantini Sella Italia che stanno cercando di recuperare, stanno cercando di guadagnare posizioni, mentre sulla destra prova adesso a formarsi il treno della Lampre Merida insieme a quello dell'Astana. Arrivano gli Omega. È dietro, è Sagan. Sagan è dietro in questo gruppetto che adesso rischia addirittura di perdere contatto. Niente da fare, sapevamo che oggi si sarebbe impegnato fino ad un certo punto, così è stato. Sagan in coda. Qua siamo tornati davanti, accanto a Mark Cavendish, lo vedete al centro dell'inquadratura numero 2, con la maglia gialla della MTN Kubeka, abbiamo visto anche Ciolek. E poco più indietro Elia Viviani con il numero 18. Qua siamo con la seconda moto di ripresa sul gruppetto che ormai, possiamo dire, ha definitivamente perso contatto, perché fra l'altro il ritardo, almeno così a occhio, sta anche aumentando verso il gruppo. Dunque Peter Sagan ufficialmente oggi non farà la volata e ha preso in mano la situazione nel gestire l'impostazione di questo sprint la Omega Pharma Quick Step, dopo un grande lavoro della Orica Greenedge nel tenere sotto controllo le varie fughe, compreso l'ultimo attacco a tre di Grushdev, Bazzana e Barbé. Adesso tutta la Omega Pharma Quick Step è davanti, con un uomo di eccezione a tirare il gruppo. Pensate un po', uno come Tom Bourne che si mette là davanti a 5,5 km dall'arrivo a tenere il gruppo. E adesso l'andatura è davvero elevata, con tutta l'Omega qui step, mi sembra che manchi solamente Chavanel, l'uomo di classifica. Tutti gli altri per Mark Cavendish. Oh, Viviani è là subito alle spalle dei sì. Quick Step, c'è Viviani, È lì, per adesso la posizione è ottima. È sicuramente la posizione migliore, anche perché Viviani con ogni probabilità dovrà arrangiarsi da solo, perché non ci sono compagni di squadra. Anche perché, come avete visto in precedenza, quel tratto dai meno 2 ai 600 metri dal traguardo
dove la strada tra l'altro è abbastanza stretta, il vento è laterale e quindi è fondamentale restare nelle prime 7-8 posizioni. Allora, mi sembra di aver visto anche Greipel per la Lotto Belisol, c'erano tre uomini della Lotto Belisol là nelle prime posizioni, mi sembrava di aver visto con l'inquadratura dall'alto anche André Greipel. Ferrari. Poi Katiuscia per Christoph, termina il lavoro Bonen. Qua non si è fermato in un bel... C'è anche Chavanel, anche lui. Nel mezzo proprio Bonen. Chavanel in testa, anche lui a disposizione. Arriva un altro uomo della Cannondale per cercare di aiutare Elia Viviani nell'impostazione di questa volata. Attenzione, perché poi abbiamo visto anche Arnaud Demare sulla sinistra del teleschermo, lo vedete con il casco della FedeG, ma soprattutto con la maglia verde, lui che oggi la indossa nonostante il leader della classifica punti sia Peter Sagan, lui è il secondo dunque alla maglia verde. Eccolo qua Chavanel, lo vedete sulla sinistra. Van Keersbulk, Stegman, Chavanel, Chicchi con il numero 111. È un po' indietro, sì. Francesco Chicchi, è un po' indietro, fra l'altro l'avevamo detto in precedenza, Davide, questo tratto di ritorno in questo lunghissimo rettilineo da Oost-Dunkerque fino a Coxeide è veramente micidiale, perché non c'è una curva, rischi di dover fare i conti anche con il vento, dunque è importantissima la posizione. William Bonnet sta cercando di tenere davanti Demare, compagno di squadra, Ciolek, anche lui sta lottando per le posizioni. Tra l'altro Ciolek, così come era stato alla Milano-Sanremo, Davide, solo soletto eppure sempre lì davanti. Infatti adesso ha perso qualche posizione, 3 chilometri all'arrivo. 3 all'arrivo, gruppo che si va ad allargare e poi a ricompattare superando lo spartitraffico che così spesso rischia di complicare le cose sulle strade del Belgio. Gruppo allungatissimo. Anche Guarnieri con Guardini sulla sinistra del teleschermo. L'avete visto sulla sinistra proprio le due maglie della Stana, Guarnieri alla sua ruota, Guardini dunque... Teoricamente dovrebbe sì. essere il veronese, no? A fare la volata. Dovrebbe essere così, difatti sta prendendo vento Jacopo Guarnieri. Chavanel. Ora sta facendo i conti alla grande la Omega Pharma, perché c'ha ancora tre uomini a disposizione, Mark Cavendish, anzi sono in quattro. Ora Cavendish è sulla ruota di Nicky Terpstra. Attenzione alla coppia della Stana, vedete Guarnieri e dietro di lui, quasi completamente nascosto dalla sagoma di Guarnieri, Andrea Guardini. Lo vediamo adesso. Ottimo il lavoro di Guarnieri con Guardini, Greipel, Guardini. Tra l'altro adesso vanno anche a spallate Guardini e Greipel. E adesso non ce l'ha fatta più e si è spostato Jacopo Guarnieri. Spallate tra Guardini e Greipel proprio per non perdere la posizione. Qua serve anche l'astuzia, bisogna essere scaltri e perché no, bisogna essere anche cattivi proprio per mantenere la posizione. Ora però è rimasto al vento troppo presto Andrea Guardini e mi sembra che abbia perso contatto. Attenzione perché qua si è creato un buco uscendo da quella curva che porta verso i meno due. Stanno cercando di recuperare, quattro uomini hanno guadagnato qualcosa. Sembra Chicchi il quarto, ma non ne sono sicuro. Vediamo un po' perché è successo un po' di confusione. Lì dove c'erano state le spallate, pensate, si è creato un treno con tre uomini su quattro che sono della Omega Pharma Quickstep con Terpstra, che è rimasto adesso da solo per Mark Cavendish. Ed è una situazione che potrebbe anche ritorcersi contro Mark Cavendish. Non può tenere per un chilometro Nicky Terpstra. Sono un po' lunghi. Sì, sono un po' lunghi anche perché adesso cosa fanno? Rallentano per aspettare il gruppo o insistono? Terpstra è un gran passista, è un gran bel passista, però più di un chilometro alla fine è veramente tanto. E infatti adesso sono rientrati. Rientra il gruppo e adesso chissà cosa sta passando per la testa di Mark Cavendish, perché sicuramente Terpstra non lo può portare fino in fondo, ma difficilmente lo potrà portare anche alla curva dei meno 400. E uno non può partire subito, ecco, infatti ecco, si rialza Terpstra, non ce la fa più, arriva la Lotto. Era Chicchi l'uomo della Farnese, della Fantini Selle Italia.
E siamo all'ultima curva. Meno 400, ultima curva, si va verso la volata. Era riuscito a recuperare anche Elia Viviani le posizioni con la Lotto, che adesso è alla comando. André Greipel è in seconda posizione, poi alla sua ruota c'è Elia Viviani. Sulla sinistra, allora al centro della strada, Mark Cavendish, vediamo un po'. André Greipel, poi sulla destra prova Francesco Chicchi, dovrebbe essere Chicchi con Cavendish, Cavendish! E due italiani. Mark Cavendish! Che volata ha fatto oggi Cavendish! Che sforzo che ha fatto! È proprio andato a cercarlo questo successo Mark Cavendish! Bravissimo! Così come bravi sono stati Viviani e Chicchi, ma... proprio con la cattiveria Mark Cavendish è riuscito a vincere questa tappa. Lo avevamo detto, era lui l'uomo da battere, era lui il grande favorito ed è riuscito nell'impresa. Mark Cavendish, adesso attendiamo il replay perché Davide, Cavendish è stato bravissimo anche per la sua esperienza, perché ha rischiato di rimanere al vento troppo presto e allora è andato a cercare una scia dietro l'altra. Hai visto quante volte ha cambiato posizione, certo, rispetto al centro della strada proprio per trovare il buco nel momento buono, per non correre il rischio di rimanere da solo troppo presto. È stato buono il lavoro della Oggi Mega l'ha rimediata Quickstep, da sola, però la Quickstep, insomma, sono arrivati troppo lunghi. Ma molto lunghi sono arrivati. È stato bravo Nicky Stefra, ma non è che potesse stare davanti 2 chilometri quando la velocità è così elevata e soprattutto quando il vento è contrario. Comunque da volata questo è veramente un campione Mark Cavendish, perché comunque anche quando i suoi hanno fatto di tutto per metterlo in difficoltà, per sbagliargliela questa, per fargliela sbagliare l'impostazione di questa volata, l'ha rimediata alla stragrande. E adesso l'abbraccio con Tom Boonen. Rivediamo dall'ultima curva. Cavendish è riuscito a far passare qualcuno, Elia Viviani è in terza posizione, mancano 350 metri adesso all'arrivo. Qua hai detto una cosa importantissima Davide, è riuscito a far passare qualcuno Mark Cavendish, proprio perché non aveva assolutamente l'interesse di rimanere da solo. Qua guardate, affianca André Greipel, dopo aver preso la sua scia, esce fortissimo anche Francesco Chicchi, è proprio nella finale, è un testa a testa tra Chicchi e Mark Cavendish, che comunque ha la meglio, il buco lo ha trovato troppo tardi Elia Viviani. Dunque Cavendish davanti a Chicchi e Viviani, poi De Mar con Christoph. Era partito bene anche Feiu, vacanzo lei. Troppo presto, però si è piantato. Troppo presto. Secondo Viviani, giusto? In base a questo... Dovrebbe, sì. Rivediamo la volata con questa progressione. Rapporto molto lungo per Mark Cavendish. Qua ha vinto a nascondersi Mark Cavendish. È riuscito comunque a lanciarsi, a passare Greipel. Controlla con la coda dell'occhio gli avversari. De Mar non ha la stessa brillantezza di ieri, infatti si pianta. Esce benissimo Viviani, ma troppo tardi ed è... un appiazzamento anche per un ottimo Francesco Chicchi. Eh sì, bravo davvero Francesco Chicchi, che a quel punto, una volta saltato anche abbastanza facilmente Romain Feiu, pensava di aver già vinto questa tappa, ma non aveva fatto i conti con la rimonta di Mark Cavendish, che io credo di poter ripetere l'ha vinta nascondendosi questa tappa, perché come hai detto in precedenza Davide, è stato bravissimo all'ultima curva a far passare almeno 6-7 corridori. Eh sì, e da lì bisogna poi... essere lucidi, bisogna essere un animale da volata. Cioè, la bravura del velocista non sta solo nell'esprimere watt, ma anche in quella di risolvere situazioni che potrebbero risultare critiche. Certo, brucia questo arrivo. È Cavendish davanti a Viviani e Chicchi. Quarta posizione poi per De Mar. Poi Christoph, terzo ieri. Plancard. E in settima posizione Romain Feiu. E rivediamolo l'arrivo e la photo finish oggi, però non è così determinante come ieri per l'arrivo tra Sagan e De Mar. Oggi mezza bicicletta, sì, tra Cavendish e Elia Viviani. È un vero peccato per Elia Viviani, perché oggi se l'è giocata bene, perché comunque la posizione era buona. Poi aveva perso qualcosa negli ultimi 300 metri, fortunatamente per lui è riuscito a trovare un varco, ma solamente per conquistare la seconda posizione. Mark Cavendish, come abbiamo detto prima,
La sua bravura è stata quella nel non farsi prendere dal panico quando si è ritrovato con un solo corridore davanti e di chilometri ne mancavano ancora 1,5. All'ultima curva è riuscito a far passare 3 corridori e poi con un rapporto molto lungo è riuscito a superare tutti quanti con un'ottima progressione. Davide, tornando indietro, non proprio all'ultimo chilometro, un po' prima, quando ci sono stati quei contatti, quelle scintille, anche quelle spallate tra Guardini e Andrei Greipel. Poi affrontando la curva, Greipel, credo anche lui con una bella esperienza, lì l'ha lasciato il posto a Guardini, perché comunque eravamo ancora troppo lontani dal traguardo. Sì, secondo me poi ha detto, vabbè, va anche bene se sono dietro, perché poi... Anche perché poi comunque è andata a finire che Guardini è rimasto da solo lì. Esatto, sì, perché Guarnieri aveva fatto un ottimo lavoro prima, perché era riuscito a portarlo avanti, poi a quelle velocità, quando stai davanti 5, 6, 700 metri, poi alla fine sei costretto a mollare. Allora, vediamo se i nostri colleghi dello studio qua di Rai Sport 2, eccolo qua, questo è il momento, guardate, adesso in pratica schermo intero, Greipel è il secondo uomo della Lotto con il casco nero, i due dell'Astana sono Guarnieri e Guardini, guardate ora Guardini che proprio non lo vuole lasciare il posto ad Andrei Greipel, che a questo punto si accoda, e lì c'è stato un contatto anche tra i due, poi però arrivano a questa curva, se è possibile magari continuare con le immagini, torniamo con le immagini registrate, perfetto. E qua Guardini, poi lo vedete appena uscito dalla curva, che in pratica si ferma. E lì perde il contatto con il treno vincente. In questa curva hanno fatto il danno quelli della Omega Quickstep, perché si sono ritrovati i loro tre davanti con chicchi. Hanno aumentato troppo l'andatura. A un certo punto Chicchi si è ritrovato lì e ha pensato, beh, è meglio stare comunque in quarta posizione, perché i tre o i quattro potevano anche andare all'arrivo, perché se non ci fosse stata una pronta reazione da parte del gruppo... Ma infatti Chicchi ha fatto benissimo a stare benissimo, lì, tanto c'era anche Cavendish, quindi esatto, è stata più ruota. Che stare sulla ruota di Cavendish, no, ma meglio Chicchi, di così. Chicchi non ha sbagliato niente, il problema per lui è che oggi Cavendish era, non dico imbattibile, ma fortissimo. A questo punto possiamo rivederlo, il finale... andando anche a velocità normale. Poi invece siamo tornati con le immagini in diretta proprio per Pozzo. Mattia Pozzo. Dal momento che ha vinto tutti i Gran Premi della montagna, potrebbe salire sul podio per... E qua invece rivediamo la volata con il successo di Mark Cavendish. Che peccato per Chicchi e Viviani. Greipel, grande volata però obiettivamente di Mark Cavendish. Mentre Greipel si è letteralmente piantato negli ultimi 50 metri. Guardate, smette addirittura di pedalare. Partito troppo presto. Esatto. Ripetiamo, c'era un bel vento contrario. Solo per preparare fisicamente per i corridori e psicologicamente anche per noi il Giro delle Fiandre di domenica prossima, che vi faremo vedere quasi integralmente nel momento che la diretta partirà intorno a mezzogiorno. Chi ci segue abitualmente sa che per problemi burocratici non abbiamo potuto trasmettere la Gand-Wevelgem. In qualche modo potremo rimediare, si fa per dire, perché comunque è saltata la trasmissione della prima classica, ma non per responsabilità della RAI, e poi veramente per questioni burocratiche, per lungaggini burocratiche che ancora di più fanno rabbia, visto che poi hanno impedito la messa in onda della Gand-Wevelgem. Comunque subito dopo il Giro delle Fiandre, nella settimana successiva, un appuntamento importante con una corsa a tappe dal 1 al 6 aprile, Giro dei Paesi Baschi. E lì vedremo tutti coloro che potrebbero essere poi protagonisti nelle classiche, quelle con le Côte. Parlo di Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi Bastogliegge. Quindi di nuovo il Giro dei Paesi Baschi in diretta su Rai Sport 2. Tutto a posto invece per quanto riguarda le grandi classiche, dal Giro delle Fiandre alla Parigi-Roubaix, all'Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi Baston Liegi.
Intanto guardate la differenza di pedalata tra Cavendish e Viviani, molto più agile il rapporto dell'italiano che riesce a trovare il varco ma solamente per conquistare la seconda posizione. Poi devo dire che Viviani, rivedendolo dall'alto, Davide, abbiamo potuto anche apprezzare il numero di Elia Viviani che si è trovato Greipel piantato là in mezzo di strada, ha dovuto anche smettere di pedalare. Da buon pistar però ha trovato la strada. Però lì un po' ha perso. Sì, cioè, magari non vince lo stesso, però insomma è stato un bel problema per Viviani di trovarsi Greipel piantato lì in mezzo di strada. Anche perché è bello grosso. Eh sì. Intanto altri gruppetti di ritardatari che stanno arrivando al traguardo. Beh, a questo punto vorremmo anche avere la classifica generale, non fosse altro per salutarci conoscendo appunto la classifica generale di questa tre giorni di La Panne. Che potrebbe vedere Christoph. Kick out then. Allora, intanto stiamo vedendo la classifica di tappa con Mark Cavendish davanti a Viviani, Kiki, De Mar, quinta posizione per Christoph, sesta per Baptiste Plancaert, Romain Feuillou. Potrebbe essere De Mar al comando della classifica, aspettiamo l'ufficialità. Potrebbe essere De Mar, sì, che ieri aveva guadagnato anche i 6 secondi di abbuono, considerando che non ha fatto la volata Peter Sagan, non aveva fatto la volata ieri Cavendish, dunque dovrebbe essere De Mar, non ci sono stati secondi nei vari sprint intermedi dagli uomini che oggi sono arrivati nelle prime posizioni della classifica, dunque potrebbe essere Arnaud De Mar il nuovo leader della classifica generale della tre giorni di La Panne. Intanto alle nostre spalle continuano a scorrere i replay dell'arrivo con la vittoria di Mark Cavendish, un Mark Cavendish che mancava dal successo ormai da un po' troppo tempo per quanto ci ha abituato lui. Dalla Giro l'aveva del sfiorato alla Tirreno senza mai centrarlo però. Nessuna vittoria alla Trino Adriatico, un piazzamento alla Miano Sanremo e finalmente per lui di nuovo una bella vittoria. Proviamo a sentirlo Mark Cavendish. Yeah, no, I was working for the team yesterday. I don't know what you guys are saying, but I know the British commentators are saying like, oh yeah, they're riding for Cavendish for a sprint. We weren't riding for a sprint yesterday. That sprint yesterday's never ever been a sprint. We sta parlando ancora di quello che era successo ieri, perché non sta facendo grossi problemi. Tutti dicevano doveva essere un arrivo per Mark Cavendish, poi ritornando appunto sul discorso che avevamo fatto anche in precedenza, dare su quello che invece poi era stato l'atteggiamento della Omega Pharma Quick Step in una volata mancata ieri per Cavendish. As you can see, the guys are going well. Tom's in really good form, and yeah, we've got lots of cards to play. So I'm not riding, obviously. I'll be sat at home watching and cheering them on, and hopefully it'll be nice, like seeing how they dominated last year. It'll be nice to kind of be part of that and be able to cheer on my friends and teammates, you know. E poi ancora su Tom Bonen che anche oggi ha fatto nel finale Davide un grande lavoro, è in buona forma, ha detto Mark Cavendish. Per ora dovremmo essere bravi ad interpretarli soprattutto i segnali di Tom Bonen, Davide, pensando al finale, perché anche oggi insomma si è visto dai meno 6 ai meno 4 quando si è messo davanti al gruppo e lui lo ha tirato tenendo alta l'andatura. Lì in effetti ha fatto una bella cosa Tom Bonen, che poi è il primo a regalare un abbraccio subito dopo la traguardo a Mark Cavendish, però insomma mi sembra un po' poco per poterlo mettere nel lotto dei favoriti della Fiandre domenica. Anche alla presa inizio mi sembra che abbia lavorato e tanto per i compagni di squadra. È dura toglierlo, è uno come Tom Bonen. Comunque, però insomma, se si guarda lo stato di forma, se l'anno scorso era 100, quest'anno non supera l'80% della condizione, della forma. E quindi non credo che abbia il fondo per poter rivaleggiare con atleti in forma come Sagan e Cancellara, ma non si sa mai. Questa intanto è la classifica generale. Arnaud De Mar con 2 secondi di vantaggio su Alexander Christoph, 5 su Mark Cavendish, 6 su Sylvain Chavanel, 6 anche su Maxime Van Tomme e Niki Terpstra. Il primo degli italiani è Davide Cimolai in 7ª posizione con un ritardo di 11 secondi. Domani